News Live. Filo diretto con l'informazione. Sono diverse le location, vecchie e nuove, individuate quest'anno dagli organizzatori della sesta edizione di Fest See Behind SIA, il festival internazionale di fotografia e arte in programma dal 6 agosto al 1 novembre a Monopoli, organizzato dall'associazione culturale Fest. La direzione artistica è stata affidata a Giovanni Troilo, mentre la curatela fotografica porta la firma di Arianna Rinaldo. La nuova edizione è stata presentata nel padiglione 152 della Fiera del Levante, presente tra gli altri governatore pugliese Emiliano e l'assessore regionale alla cultura Massimo Brai. Tema centrale di questa sesta edizione è il corpo letto, con una serie di diverse declinazioni. Sono 31 le mostre di altrettanti artisti internazionali presenti al festival. Un uomo di 48 anni è stato posto agli arresti domiciliari dalla polizia a Matera con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna durante un litigio cominciato per motivi banali. L'uomo ha prima ingiuriato pesantemente la donna, poi l'ha colpita al viso quando lei ha cercato di impedirgli di andarsene di casa portando con sé il loro figlio di pochi mesi. L'uomo inoltre ha buttato a terra il telefono con cui la donna aveva telefonato 113. La polizia, che non è riuscita a richiamare la donna perché il telefono risultava spento, ha rintracciato però la casa della coppia e ha trovato la donna ferita. Al pronto soccorso sono emerse pregresse violenze psicologiche e fisiche subite dalla donna ed è scattato l'arresto per l'uomo. Una mamma tenta di uccidere la figlia neonata ed è stata arrestata. Quanto si è appreso dopo il parto, il marito ha chiamato il 118 e quando sono arrivati i sanitari hanno trovato la neonata con alcuni tagli che la donna non ha saputo giustificare. Ha detto poi di non sapere di essere incinta e anche il marito ha riferito di non essersi accorto che lo fosse. Una bambina più grande era già stata tolta alla coppia dai servizi sociali. La neonata, portata subito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, adesso è in buone condizioni ed è tuttora ricoverata. Dopo la nascita, la mattina del 23 luglio, era stata trovata in un forte stato di ipotermia. 5 squadre dei vigili del fuoco, ma altre 2 sono in arrivo, sono impegnate da circa 2 ore a Matera per spegnere un incendio che sta interessando la discarica di rifiuti solidi urbani di Borgo La Martella. Il sindaco della città dei Sassi, Domenico Bennardi, in un post sui social ha chiesto ai residenti della zona nord di tenere chiuse le finestre di casa. I vigili del fuoco, secondo quanto si è appreso, hanno chiesto l'intervento di un aereo per collaborare allo spegnimento dell'incendio, che è visibile da grande distanza a causa del fumo nero che si leva nell'aria. L'aereo potrebbe intervenire nella zona centrale della discarica, dove le fiamme non sono raggiungibili dagli operatori a terra. Avrebbe tentato di uccidere 2 coniugi bloccandoli in casa con un'auto data alle fiamme davanti alla porta blindata dell'ingresso dell'abitazione a Terlizzi, in provincia di Bari. Un 31enne di Molfetta è stato arrestato dai carabinieri e si trova ora in carcere per i reati di incendio doloso e duplice tentato omicidio. L'episodio risale alla notte del 17 settembre 2020. Intorno alle 2:30 i vigili del fuoco e carabinieri intervennero a Terlizzi in via Berardi per un'auto incendiata e posizionata a sbarramento di un portone blindato deformato per il calore delle fiamme, in modo da ostruire l'unica via di uscita di un'abitazione privata. Nella casa c'erano 2 coniugi, i quali, se non fossero stati svegliati dalle grida di avvertimento dei vicini e dall'odore acre del fumo, avrebbero potuto rimanere vittime dell'esalazione di monossido di carbonio. Presto gli investigatori hanno identificato nel 31enne arrestato l'autore dell'episodio. L'uomo, ritengono i carabinieri, avrebbe posizionato davanti al portone intenzionalmente l'auto rubata qualche giorno prima a Giovinazzo, dandole appositamente fuoco. Durante il rogo sarebbe anche rimasto per alcuni istanti ad osservare il portone prima di fuggire. La produzione di vino in Basilicata quest'anno si stima in calo del 5-10% a causa delle temperature medie piuttosto basse registrate durante il periodo primaverile, che hanno determinato un ritardo vegetativo che non è stato recuperato. Lo ha reso noto la Coldiretti Basilicata, precisando che la previsione sarà influenzata dall'evoluzione delle temperature, che andranno a incidere sulla maturazione dell'uva, e anche dall'assenza di fenomeni meteorologici che hanno un impatto devastante sui vigneti e sulle quantità prodotte. In una nota, Coldiretti ha spiegato che attende comunque un'annata di ottima qualità, perché la fioritura è avvenuta in un contesto climatico ottimale che ha favorito un'ottima allegagione e una buona distensione dell'infiorescenza e quindi dei grappoli. È lecito pertanto aspettarsi, ha aggiunto, salvo l'arrivo di eventi meteorologici avversi, un'ottima annata. Il caldo secco ha favorito fino ad oggi una buona fase di sviluppo delle piante, che sembrano non aver subito un particolare stress idrico pur in un contesto di prolungatissima siccità. News Live, filo diretto con l'informazione.